Siamo qui dai Smolentis per la giornata di Open Day. So che non si vedrà un cacchio adesso perché devo girare per mettere meglio a fuoco. Lauro, fino alla fine, facciamo chiudere. Mai, neanche un po'. Forza! Bracci, chi può sedere, un bacino personale. Su. Su che canale siamo? Su che canale siamo? Staffa Channel. No, non mi piace Staffa Channel. Sono reti pubbliche. Già mi hanno detto che non sono grosso. Adesso mi dice che non... Ascolta, ma io stavo dicendo alla Miss, al Fiore. Già ti credi poco che sei tutto abbinato? Perché ho messo le scarpe di un colore simile a quello della maglietta. No, è lo stesso, non è simile. Amaranto. E niente, come sapete abbiamo, cioè, ho terminato il periodo di alimentazione e di preparazione. Sono un po' nostalgico, si vede. Oh, eccoci qua ragazzi, bentornati nella pagina di Staffa Workout Diary. Oggi non sono da solo, sono con Lorena qui a fianco, molto sveglia, molto felici, molto allegri. Siamo pronti e stiamo andando a fare quello che dobbiamo fare, iniziare la nostra integrazione per evitare di investire il ciclista per il check. Abbiamo bisogno di pompare un po' di sangue, e quindi qual è il modo migliore di pompare un po' di sangue se non quello di prenderci un po' di pasticcini in pasticceria? Così abbiamo già un bel pump pronto, attivo, bello carico, e siamo belli pronti a fare un po' di posing, perché poi dopo il posing ci sarà la colomba. Voi non l'avete, ma c'è Lorena che sta tenendo la telecamera così, con doppia mano, perché ho paura che stia vibrando troppo. Perché ha paura che stia vibrando troppo, come avete sentito. Ed è bellissimo da vedere questa scena. È come vedere quelli che fanno le trazioni a una mano che in realtà non è una mano. No, sarà semplicemente ipertrofizzata la spalla a destra, voglio okay. Intenermi. È così. Noi stiamo arrivando alla pasticceria. Ci vediamo dentro. Facciamo il primo. Cosa sono? 5. 5 paste primo. Vedi un po' tu. Sì, dai, 5 paste. Ora forse dai, quello che ci serve c'è, senza problemi. Facciamo un cornetto alla crema, una mezza pesca, questa sfoglia giù alla crema, questa sfoglia a sinistra, questo quadrotto. Per me basta così, tu. Croissant alla crema, poi quest'altra sfoglia che sembra. Okay. Sì? Ho anche un croissant alla Nutella, dai. E questo è uno. Con quale violenza che hai detto? E questo è uno. Sembrava una minaccia. La percezione di chi ha l'ascolto. Ascolti, c'è la qualche americanina? Allora facciamo. Io vengo maltrattato. No, perché non dici in verità che cosa cazzo? In vera e conda. Allora. No, vabbè, se vi vuoi parcheggiare facendomi la fiancata. Scusate, abbiamo un momento di defiance stradale. Stavamo dicendo, io vengo maltrattato. Sono davvero contento delle paste. Non vedo l'ora di essere a casa. Abbiamo recuperato tutte le paste, abbiamo recuperato che ci servivano. Non proprio tutte, però quelle che ci servivano per fare una piccola breve colazione simpatica, allegra, attenuante, decisa, gustosa. Se ogni tanto siete inclinati sappiate che Lorena non può più tenere la telecamera con due mani. E comunque abbiamo preso le paste e siamo pronti. Adesso ci vediamo direttamente a casa a mangiucchiare perché c'è fame. E vuoi il cagiolino? Pompa, pompa. Non buone. Non ti sei neanche pepinato, non te ne hai fregato niente. Ho tagliato apposta la testa così non si vede che non sono pettinato. Guarda che mi stai sporcando la mia mezza pesca. Sull'orlo della secchezza.
era talmente sfogliata che era sull'orlo della secchezza. Qual è l'altra mia, questa? Questo è il nuovo pre-workout. Buona anche la crema. Che poi troppo là. Lasciamo che entrino in circolo. Nel frattempo apparecchiamo per filmare, per fare le foto. Ok. No, basta un clic. Sì, l'ho visto. E poi provo a mettere a fuoco. Ti ricordi dove mi sono messa io? Ok, sì, mica la luce è perfetta. Ti ricordo la malevista che da me che sei in penombra da me. Togliti le calze. Ok. Mettiti in posa. Sì. Le gambe a mente se ce la fai di più. Lato. Ruota di più verso di me il busto. Girati. Butta fuori, butta, ancora, metto forza. Ok. Grazie. Sì, non avevo messo a registrare, stavo iniziando ad aprire la colomba. Comunque, volevo dire che la cosa peggiore di questa colomba è che sono in ritardo di un mese, però per fortuna è da consumarsi entro il 18:10, quindi siamo in orario. La cosa brutta di questa colomba è che io l'avevo già assaggiata, quindi so il sapore che ha ed è buona, ed è stato difficile non mangiarla per tutto questo periodo. Comunque stavo pensando una cosa, non so se c'entra, e devi sapere che ieri le mie voci sono venute a chiederci se avevamo rimasuglie di colombe. E dopo una breve interruzione pubblicitaria siamo tornati. Eccoci qua, finalmente Lorena ci stava dicendo che in negozio lo richiedono ancora questa colomba, quindi tutta la gente che lo sta richiedendo, io me la mangio adesso. Noi ci siamo tutti. Noi siamo portati avanti col lavoro perché sapevamo che questa colomba è strepitosa. Io adesso l'apro e c'è i vermi dentro, impazzisco. Io adesso l'apro e sono le farfalline dentro, impazzisco. Mi vedono correre nudo in giro per San Rocco a cercare un MD dove comprarla. Via l'incarto. Vola, colomba bianca vola. Colomba spaziale. Versi. Ah, guarda. Ancora? Andiamo ad attaccare subito come fece Hercules contro l'idra. Attacchiamo le teste. Io mangio, lei ride, mi soffoco. Guarda che quello prende mezzo litro di latte dopo che la mi bevi la colomba, assorbe mezzo litro di latte. E poi? Se tu lo mangi. Dove è il mio posto? Grazie, però. Entra anche tu nella new team. È buono. Che hai ancora immacolato? Come la stai raccogliendo, scusa? Dal latte.
Ma lo sta raccogliendo dal latte? No, è il latte che raccoglie la colomba. Si è visto. Sto pensando tra mezz'ora di pranzo. E tu? Guardate che bello. Ti racconto, devo uscire fuori. Ma te l'ho messo se fossi stato tu fuori. Nelle giorni che fuori. Io devo dire che sono abbastanza soddisfatto come colazione per il momento. No, no, il latte è a posto. Continuerò a mangiare durante la giornata, questo ovviamente. Ma tanto per voi passerà pochissimo tempo che saremo già a mangiare altro. Sono abbastanza devastato, lo ammetto. La colomba si fa sentire. Ho mangiato anche altro in realtà. Mi sento davvero pieno. Anche perché ero infogato dal mangiare, quindi mi ha dato una bella botta. Continuo a dire che quella colomba è davvero buona. Che gli altri cioccolati che ho mangiato dopo, per fortuna per dopo ci sono anche i gelati aiutano a sciacquare un po' tutto. È un po' disturbato il fatto di non avere qualcosa di salato da alternare. Però stasera ci sono le pizzette, quindi ci sfoghiamo così comunque. Anche quello fa parte dello sfogo, anche questo fa parte dello sfogo. E adesso un po' di relax, bello anche il... Vorrei far notare il copricuscino. Ci sentiamo dopo. Ormai questo video è pieno di ci sentiamo dopo, perché funziona così. Ciao a tutti ragazzi, allora vi devo fare un aggiornamento. A parte che ho perso di nuovo il culetto di Suki, ma adesso lascio il microfono così. Allora, in teoria dovevo registrare anche le pizzette al taglio che ho preso. C'è stato solo un piccolissimo problema. Sono esausto, sono totalmente devastato adesso. Sia le paste che la colomba che i gelati, perché ne ho mangiato metà vaschetta di ognuno in pratica, più i cioccolati, più il latte, ma quello poco male, più le patatine, diciamo che ho mangiato. Quindi pizzette ne ho mangiato una e mezzo circa e poi sono letteralmente collassato adesso. Non sono in grado di continuare a mangiare, anche perché domani mattina ho il turno presto, mi devo svegliare alle 5 e mezzo e quindi non me la sento di caricarmi e di rischiare di, non dico stare male, ma di essere domani appesantito a bestia e di fare una giornata di merda. Quindi preferisco bloccarmi qui. Adesso questo era giusto per aggiornarvi su quello che è successo. La giornata per tutto il resto è stata soddisfacente al massimo, cioè sono riuscito a mangiare, a godermi quello che mi volevo godere. Non ho strafatto, non ho potuto neanche straffare, anche perché come l'ho gestita questa volta non avevo comprato molta roba, però comunque le calorie erano tante anche questa volta. Sono tutto il giorno vascolarizzato a bestia dagli zuccheri che mi stanno entrando nel corpo. Ho ripristinato quasi totalmente le riserve di glicogeno, quindi sinceramente non vedo l'ora di tornare ad allenarmi, non vedo l'ora di rimangiare normale, ma soprattutto non vedo l'ora di bermi, come si dice in Cecoslovacchia, una scutulade abba, proprio tantissima acqua, ho sete. E questo ovviamente è dato dagli zuccheri. Ne richiedono tantissima di acqua, dal sale, perché ovviamente quello che ho mangiato era molto salato oggi, e dal fatto che ho abituato il corpo a essere idratato, quindi adesso lui si sente molto male perché l'idratazione è molto bassa rispetto al normale. Recupereremo domani, questa giornata è andata. Io spero che il video non sia stato troppo incasinato, spero che vi sia piaciuto. Sono abbastanza soddisfatto anche delle pose, nonostante ci siano degli errori da migliorare. Sono soddisfatto, quello sì, sono soddisfatto. Sono riuscito a raggiungere una forma che per l'estate va bene, per una gara no, ma
anche questo è servito per vedere come si possa arrivare. So già quindi su cosa lavorare quest'estate, su cosa lavorare per la prossima preparazione. E nada, noi ci sentiamo. Ripeto, spero che il video sia piaciuto. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale perché inizierò a portare dei contenuti diversi adesso. Abbiamo finito con il weekly con questo video, quindi riprenderò con altri video. Sto preparando un po' di cose. Spero di riuscire a preparare tutto, perché sono già incasinato e so già che devo registrare qualcosa assolutamente o venerdì o sabato, perché altrimenti non ho altri giorni. E nada. Buon divertimento, buona serata e divertitevi. Divertitevi sempre a sfidarvi.